Onorevole Pili, allora espungere il primo impegno, riformulare il terzo, quindi manteniamo il secondo, riformulare il terzo con a proporre nell'ambito del recepimento delle norme europee e della fase ascendente del rapporto con la Commissione europea un'iniziativa volta a tutelare i vini a indicazione geografica come il vermentino di Sardegna e il vermentino di Gallura e poi espungere il quarto impegno. È chiaro? E allora mi dica, accetta la riformulazione? Sì, l'accetto. D'accordo, andiamo avanti. Quarto, Burtone, anche qui c'è una riformulazione. Deputato Burtone, dove sta? Va bene, vado avanti. Ok, d'accordo. Il 5, Planger, c'è una riformulazione. Accetta la riformulazione. 6, Coppola, è favorevole, vado avanti. 7, Prodani, è favorevole. Vado avanti. 8 Vargiu con riformulazione, va bene? Sì. 9 Mucci e il parere è contrario. Deputata, prego. Grazie Presidente. Vice Ministro, io sono un po' perplessa per il suo parere negativo. Oggi siamo riusciti ad evitare, perlomeno con l'emendamento Coppola, che si chiedesse a chi utilizza un sistema informatizzato la stampa su supporto cartaceo per quanto riguarda il registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati, perché la maggior parte delle imprese, Vice Ministro, la maggior parte degli stabilimenti di produzione ancora utilizzano un sistema cartaceo. Al comma 4 dello stesso articolo, difatti, si prevede che il registro di cui al comma 1 venga dematerializzato e che sia tenuto in ambito SIA secondo le prescrizioni e modalità stabilite dal decreto del Ministro. Quindi significa che questo registro non sempre è in formati digitali e quindi si necessita di un intervento ulteriore e di un incentivo affinché il registro venga tenuto con sistemi informatizzati, appunto come quanto prevede il CAD, per cui non mi sembra un ordine del giorno non necessario, mi sembra che vada nella direzione del codice dell'amministrazione digitale e anche il comma 4 preveda per l'appunto che sia il tutto dematerializzato. Per cui, Vice Ministro, le chiedo di rivedere il parere perché mi sembra assurdo, insomma, che non si spinga per l'informatizzazione dei sistemi che, prima di tutto, servono e giovano all'azienda stessa per avere dei registri che poi possono essere monitorati, dati elaborati, e, insomma, possa avere una contezza maggiore l'azienda e lo stabilimento di produzione anche sul proprio lavoro e sulla tenuta dei propri conti. La ringrazio, deputata. Allora, prego, Vice Ministro. Voglio sottolineare che è certamente un principio giusto e corretto quello da quale parte l'onorevole, ma il punto è che questo ordine del giorno, come è strutturato, prevede specificatamente degli incentivi che appunto in questo provvedimento, in base a questo provvedimento approvato, non sono in questo momento coperti. Pertanto sarebbe una dichiarazione assai poco...